tutti, siamo qua a un altro episodio della serie di incroci di pensieri. Oggi abbiamo la fortuna e il piacere di dialogare con Paolo Rotelli, presidente del gruppo San Donato. Qualche informazione per entrare nel dialogo con lui. Questa azienda è a capo di 18 ospedali, ha un fatturato di 1,5 miliardi di euro in crescita e cura ogni anno 4,3 milioni di persone. Ecco, allora domando al presidente come si approccia a un'azienda, quindi di fatto un organismo così complesso, con quali criteri? Beh, direi il primo criterio è che non bisogna aver paura, bisogna capire una cosa. Le entità non sono cose che esistono in sé, ma sono alla fin fine la somma delle persone che ci lavorano. Quindi è l'intreccio, la somma delle relazioni fra le 16.000 persone che lavorano in queste aziende che fanno l'azienda. Quindi il primo modo per approcciarlo è capire, al di là dell'organigramma, quali sono le dinamiche, ok? Chi decide cosa e come? Quali sono i perni dell'attività? Per esempio, il gruppo ospedale San Donato ha un'impostazione molto semplice. Ogni ospedale ha il suo amministratore delegato, ok? Che si occupa della gestione quotidiana e di fatto la produzione è affidata a chi? La produzione è affidata ai primari. I primari sono un po' i re della loro unità operativa. E sono loro che decidono cosa fanno, quando e come, dialogando chiaramente con l'amministratore delegato, di modo da capire che spazio hanno nella struttura, perché chiaramente se uno ha a disposizione 10 letti non può fare attività che si farebbe con 30 letti. Se uno ha 4 sedute operatorie non può fare l'attività che se ne farebbe con 20, quindi passato il dialogo di cosa si mette a disposizione, poi è lui di fatto che si sceglie i collaboratori, che visita i pazienti, che quindi di fatto fa entrare le risorse nell'azienda. Poi c'è da noi un altro perno molto importante, a parte l'amministratore delegato e il primario, che è il caposala. Il caposala è il capo degli infermieri di un reparto o di un gruppo di sale operatorie e lui è il perno essenziale per fare efficienza, perché lui è il garante, al di là del primario, della saturazione dei posti letti e lui, il sale operatore, è il garante dei tempi di cambio veloci. Quindi diciamo che il primario è la persona con chi, primariamente, si parla di attività, mentre il caposala è la persona con chi si parla di efficienza, ok? Quando uno ha capito questi diciamo, tre perni centrali e ci aggiunge anche la direzione sanitaria, che è incaricata della programmazione e del controllo del rispetto di tutte le regole sanitarie, allora si riesce, diciamo, a capire come gira un'azienda. Il miglior modo comunque di approcciare ogni ospedale, ecco, già non approcciare il gruppo come un insieme, ma ogni singolo ospedale, e alla fin fine dialogare con direzione sanitaria, amministratore delegato, primario e caposala. Quando uno ha fatto questo giro di dialogo, che, alla fin fine, che semplifica, così invece di dover incontrare 16.000 persone, basta incontrarne 300-400, che è tanto, ma non è neanche impossibile. Ecco. E così si riesce a avere una visione chiara di cosa si fa in realtà di queste dimensioni. Dalla sua risposta emerge un retrogusto filosofico, tant'è vero che lei arriva da studi filosofici. Questi studi le permettono comunque un pragmatismo che ha visto il bilancio del gruppo San Donato in costante crescita. E quindi che rapporto c'è tra filosofia e imprenditoria? Beh, come dicevo prima, le aziende sono costruite da persone e bisogna capire una cosa, le persone reagiscono poco a stimoli legati semplicemente all'aspetto economico delle cose. Le persone reagiscono non in maniera razionale, ma a seconda delle loro emozioni. Quindi, per governare l'essere umano, bisogna capire che l'essere umano è un essere culturale. E quindi bisogna governare le emozioni. Per governare efficientemente le persone bisogna governarne le emozioni. In filosofia,
si impara a capire com'è l'essere umano. Quando uno ha capito com'è l'essere umano, ha capito questa cosa del governare le emozioni, allora hai i veri tool in mano per passare dalla teoria alla pratica. D'altronde i filosofi greci hanno sempre detto che non serve a niente stare lì a filosofare seduti sull'erba, l'importante è pensare e agire. Io ci tengo molto a questa visione qua, nel pensare e agire in maniera realistica secondo come funziona l'essere umano, e non come lo dipingono i modelli economici standard che dicono che un essere è perfettamente razionale. Tra pensare e poi l'agire, spesso c'è un muro chiamato paura, che lei ha citato fin dall'inizio, non bisogna aver paura. In un contesto economico e sociale in cui i giovani non riescono a entrare, spesso non riescono a entrare e a volte quando entrano, entrano, diciamo, da sottoscala nel mondo del lavoro, un giovane come lei, a capo di un'azienda come questa, che suggerimento dà ai giovani italiani? La paura è dovuta all'ignoto. Perché si ha paura del mondo del lavoro quando si studia? Perché non si conosce il mondo del lavoro. La paura viene dall'ignoranza, l'incertezza viene dall'ignoranza. E cos'è il modo migliore per non essere ignoranti del lavoro? Lavorare. E come si fa a lavorare quando si studia gli stage? Io ho studiato in Francia e il modello francese crea una classe dirigente d'eccellenza in certe scuole. Io ho fatto Sciences Po che è una di queste, come? Perché queste scuole, al di là di insegnare tante cose teoriche, filosofiche, di economia, giurisprudenza, obbligano lo studente a fare degli stage in azienda e lo aiutano anche. Cioè, quando uno è a Sciences Po, va nell'ufficio job placement e trova 400 stage. Allora, credo che da un lato è il lavoro delle nostre università italiane di avere degli uffici di job placement seri che aiutano lo studente a accreditarsi presso le aziende per fare stage quando sono ancora studenti, ma dall'altro è anche il ruolo dello studente di mettersi in testa che se vuole trovare un lavoro deve, già quando è studente, fare delle esperienze lavorative, anche basilari, anche banali, perché due cose, uno così si rende conto che le dinamiche aziendali sono totalmente diverse dalle dinamiche universitarie, punto uno. E così uno già capisce meglio come porsi. Dico, e il come porsi è importante, perché la verità è che il diploma non è nulla, il diploma è solo un foglio di carta che fa sì che il curriculum, invece di essere immediatamente stracciato, è messo insieme a mille altri curriculum sulla pila dei colloqui. Ecco. Il nodo centrale è il colloquio di lavoro. Spesso si dimentica che l'essere umano è un essere culturale e si pone il colloquio di lavoro come una formalità. Spesso lo studente arriva e dice: ma io ho fatto la Bocconi, ma io ho fatto la statale, ma io ho fatto la cattolica, ma io sono diplomato, io pretendo di avere un lavoro. Qui sto solo. No! La verità è che bisogna capire che quando si arriva davanti a colloquio, si deve convincere la persona che sta davanti, che è un essere umano, non una macchina, che è molto gradevole, lavorare con sé. Quindi bisogna convincere l'altra persona, dare voce all'altra persona, di farsi prendere come futuro collega. Quindi è più importante l'aspetto umano di soft skill che dire sono appassionato di tennis, sono molto motivato, ho studiato tanto. Questo dice già il curriculum. Su questo sfondo una porta aperta, visto che sta dialogando con un docente di soft skill. Allora chiederei un ulteriore approfondimento, visto che c'è grande sintonia su questo tema. Quali sono le soft skills su cui le persone dovrebbero lavorare di più per entrare nel mondo del lavoro? Sicurezza, l'errore più, ma senza arroganza. Ecco, Aristotele diceva: la virtù è nel giusto mezzo. Diceva, per esempio, la virtù è essere coraggiosi. Invece non è una virtù essere codardi o essere temerari. Uguale, bisogna essere sicuri di sé. Quindi non bisogna essere né timidi né arroganti. Cosa vuol dire? Quando uno dice una cosa, per esempio, il modo di dirla influisce. Se uno dice a mezze parole, sì, ho fatto questa università, non è convincente. Bisogna lavorare tanto quindi sulla capacità a esprimersi in modo che suona convincente, ok? Che
che non è arrogante ma che, e che non è timido. Questo semplicemente basta in gruppo con altri, con amici fare un po' di test e trovare il tono giusto. E cos'è il barometro? Beh, si mettono tre persone e si chiede come suona. Quando tutti dicono che è convinto, e questo è una, è la cosa bella, che uno quando ha fatto il test con altre persone, poi quando durante l'esaminatore o davanti alla persona che fa il colloquio, può riprendersi in mente il tono che aveva davanti ai suoi amici e applicarlo. Quindi la cosa importante è prepararsi anche. Come si fa, come ci si prepara quando si fa teatro, si deve preparare a qualcuno. La prima cosa è il tono, è il modo di dire cosa, è la soft skill più importante, perché il tono sbagliato crea una reazione emotiva nella persona di fronte che fa sì che non ascolta neanche quello che uno sta dicendo. Quindi allenarsi sul tono. Prima soft skill. Seconda soft skill, saper mettere avanti il lato umano, creare engagement, cioè bisogna riuscire a prendere la persona per le emozioni. Non saprei come approfondire la cosa, a me la cosa viene molto naturale. Per esempio, una cosa che uso spesso sono le metafore. Di storytelling, quindi. Da Esatto, ecco, grazie. Questo è il termine tecnico nuovo. docente porto. Essere bravi, ecco, lo storytelling. Quindi uno, lavorare come prima cosa su avere il tono giusto. Seconda cosa, saper sviluppare uno storytelling convincente. E visto che è così al centro l'importanza del ruolo umano all'interno della sua azienda e delle relazioni. In un caso particolare è sempre più importante che la relazione medico-paziente, che tipo di approccio ha e poi nel tempo che tipo di sviluppo vuole portare all'interno dell'intero gruppo San Donato. La relazione medico-paziente è essenziale, perché noi abbiamo l'obiettivo di mettere veramente la user experience, come il paziente ci percepisce la qualità presso di noi, al centro. E in questa percezione della qualità, dagli occhi del paziente, ci sono tanti item, come l'hanno accolto al CUP, come li parla l'infermiere, come ha mangiato, come gli sono state date le informazioni amministrative, ma chiaramente, probabilmente, l'item più centrale, uno va in ospedale per farsi curare, quindi in relazione alla comunicazione medico-paziente è al centro di tutto. Uno può avere ottimo cibo, personale amministrativo gentile, infermieri capaci e cordiali, ma se la persona viene per un medico preciso, per un'equipe di medici, e che la comunicazione, il rapporto fra l'equipe di medici e il paziente non è soddisfacente per il paziente non sarà soddisfatto della sua experience nel nostro ospedale. Da questo punto di vista c'è molto lavoro da fare, perché ci sono dei medici che hanno qualità umane eccezionali e che spontaneamente sono i più bravi nel mondo a comunicare in maniera giusta il percorso di cure, cosa sarà fatto, come e perché succedono certe cose. Il paziente è stato soddisfatto. Il nostro obiettivo ora è andare a studiare quali sono questi meccanismi virtuosi di comunicazione col paziente, con l'obiettivo di tirarne fuori uno standard, insegnamenti, di modo da poter creare una formazione continua per i nostri futuri medici in università, ma anche medici che già esistono, con l'obiettivo di aiutarli a dialogare meglio e quindi a creare una migliore user experience. Lei è un giovane di successo che non ha avuto paura e si è messo a capo di un gruppo enorme, l'ha portato ulteriormente a una crescita. Sembra quasi, diciamo, inarrivabile. Per mostrare anche il suo aspetto, diciamo, più umano, carnale, ci può raccontare un errore che ha fatto, oppure un suo rimpianto e poi come l'ha superato nel caso? Beh, il mio errore principale, non andiamo su dettagli perché magari dopo qualcuno vede l'intervista si riconosce e si arrabbia. Beh, ma sugli Comunque, errori ci riconosciamo più o no, meno tutti. concettualmente sono una persona estremamente impulsiva. Io Ah. sono di, ecco, parlando di, sono di cattivo umore, sono in presa diretta e quindi e si vede subito e non riesco a sviluppare quindi il giusto. Ecco, e quindi alla fin fine anche se ho il giusto storytelling in mente, non può avere effetto
perché l'umore non è quello giusto. Quindi comunque ritorna all'importanza della padronanza del proprio stato d'animo. Esatto, e quindi semplicemente questa cosa me la tengo, la superata tenendola bene in mente, e se sono di cattivo umore non facendo appuntamenti fin quando non sono di buon umore. E questa cosa qui si riconnette veramente quello che ho consigliato prima agli studenti sul mondo del lavoro. Cioè, sembra triviale non prendere appuntamenti fin quando si è di buon umore, ma ecco, uno può avere il business plan perfetto, la strategia comunicativa perfetta, se non ha l'umore e lo sta tempestando, la persona di fronte lo sentirà e tutto quello che uno ha preparato non avrà assolutamente nessun effetto. Quindi ricordarsi sempre che le emozioni sono al centro delle relazioni umane e quindi vanno governate. E quindi cose che spesso ci vengono dall'università o dal mondo del lavoro espresse come triviali, in realtà sono al centro di tutto e questo non va dimenticato. Ecco, chi tiene questa cosa in mente avrà successo. Chi dice è trivialità, è inutile, non c'è problema, può restarne convinto, ma non avrà mai successo. A proposito di relazioni, lei guida questo gruppo affiancato in grande sinergia con suo fratello. Sì. Come sono le relazioni tra voi due? Visto che è concentrata in fondo nel dialogo che avete, questo è un piccolo retroscena, spesso la sera a cena, l'andamento di questo gruppo. Come ci si relaziona con un fratello che è anche partner? Beh, abbiamo la fortuna di essere persone molto diverse, con competenze estremamente complementari. Quindi diciamo che i difetti che ho lui non li ha e viceversa. E quindi è perfetto, perché se io fossi da solo, io fossi da solo, faremmo degli errori che invece confrontandoci non facciamo. Tutti e due consci di queste cose, per le cose importanti ci confrontiamo e tra la dialettica, fra i nostri due punti di vista, troviamo la soluzione C, che è quella migliore. Chiaro. Ultima domanda, visto che è così importante formarsi in continuazione, lavorare sulle soft skills, c'è per caso un libro o un film che lei darebbe come suggerimento di guardare o leggere? Allora, io ho letto i libri di Motterlini, sono molto interessanti, il professor Motterlini sono molto interessanti, perché ci rendiamo conto a che punto l'amigdala, quindi il centro delle nostre emozioni, è molto più potente e performante che il corteccio frontale, che quindi da dove viene la razionalità. E quindi qui sono le basi scientifiche. Uno leggendo questo si rende conto che sono delle basi scientifiche forti e veri, verificate dalla risonanza magnetica funzionale, del fatto del perché le emozioni sono così importanti nei rapporti umani. Quindi questo è il punto di partenza per rendersi conto che ciò che stiamo dicendo qua non sono uno scherzo, non sono chiacchiere, ma sono scienza, punto uno. Poi, ma io in generale, tutte le serie TV che ci sono su Netflix, quelle fatte bene da loro, perché da sapere che il cervello umano non fa differenza tra finzione e realtà. Cioè che le immagini che vengono immaginate sono le stesse immagini che vengono ricordate. Il cervello, quando uno guarda una serie TV scritta bene, è come se stesse vivendo veramente la storia e quindi ne trae praticamente degli insegnamenti. Quindi, quando uno segue delle serie TV ben scritte, molto realistiche, è come se stesse vivendo un po' quelle storie. Qui non voglio fare nomi precisi di serie TV, Non facciamo pubblicità occulta. Netflix produce tante serie TV ispirate da fatti reali, molto ben orchestrate, e il fatto di vedere quelle serie TV, comunque, se uno ha poca esperienza della vita, già crea più esperienza. Quindi, in generale, amare l'arte, amare i libri, amare il cinema è un modo già, diciamo, per fare esperienza. Allora, la ringrazio e auguro a tutti coloro che ci hanno seguito in bocca al lupo e soprattutto buon lavoro.